Signori, la piccola grande Sumire Kuribayashi. Brava, brava. Tutti ci innamoriamo di lei, tutti quanti, uomini, donne, bambini, nonni, tutti quanti. Questa canzone che avete sentito è una sua canzone, The Wild Tale. E ora continuiamo con una canzone che Sumire ha scritto per i bambini giapponesi e i bambini di tutto il mondo e di tutte le età. Perché è anche di tutte le età che sono le nostre età, perché lei dice sempre che le persone, anche quando diventano anziane, c'è sempre un bambino dentro, che abita dentro. E quindi questa canzone si chiama Children's Mind, il cuore e la mente di un bambino. Thank you.
Questa canzone era Waltz Step, è stata una composizione scritta dal più famoso batterista giapponese che si chiama Togashi-san. Ed era un omaggio di Sumire ad un suo connazionale. E adesso suoniamo una canzone che ho scritto pensando molto al Giappone. Noi siamo stati in Giappone recentemente, siamo stati in quelle terre, non so se vi ricordate Fukushima, il disastro nucleare del marzo del 2011. Noi abbiamo deciso a un certo punto della nostra vita di portare la musica in quei paesi, in quelle terre, dove sono tornate a vivere alcune persone. E le persone che vivono all'ombra di una centrale atomica sembrerebbe che siano dei pazzi agli occhi del mondo, ma nella realtà sono delle persone che potremmo anche essere noi un giorno, se dovesse arrivare una cosa, un cataclisma, un incidente. Ed è stato molto interessante incontrare queste persone e conoscere la loro vita, che è una vita bellissima, una vita stupenda. Loro sono isolati totalmente, sia dai giapponesi sia da tutto il mondo. C'è una specie di apartheid sociale a Fukushima e nel Tohoku, dove uno tsunami nel 2011 ha distrutto 300 km di costa, mangiandosi tutte le città. Immaginiamo, noi siamo qui sul mare, immaginiamo per 10 km fino all'entroterra tutte città spazzate via, con persone, animali, foreste. Ora la gente è tornata a vivere in quei posti e le loro storie sono storie bellissime. Noi abbiamo suonato per loro delle serenate che loro volevano e in cambio loro ci hanno raccontato le loro storie. È stato molto molto interessante, perché loro sono stanchi di essere utilizzati da tutti i potenti del mondo, che in qualche modo, avendo un'idea e chi un'altra, l'idea opposta, vanno lì soltanto per avere le risposte che vogliono. Loro ti dicono: ma noi abitiamo qui, noi viviamo in questa maniera, a noi non ci interessa. E quindi è stato molto bello il confronto della musica. Abbiamo capito che la musica è veramente la più grande medicina del mondo e noi speriamo per tutti quanti voi che questa sera questa musica, così come la musica che porterete a casa e che ascoltate a casa, sia sempre con voi. Un po' una benedizione in musica, che la musica sia sempre con voi. Io penso che sia bellissimo questo. Anche per i bambini, perché la musica insegna la libertà. La musica insegna la libertà da sola, è una grande maestra di vita e diciamo che noi facciamo i musicisti, per noi è il più bel lavoro del mondo, ma anche chi ascolta la musica è un uomo libero, costantemente libero, perché tutti i problemi vanno via quando si mette su un disco. Oggi in Italia accendiamo il telegiornale e ogni giorno la notizia è sempre la stessa, c'è un copione. A Vigevano un marito ha ucciso la moglie, perché è sempre la stessa notizia, sempre. Loro, noi abbiamo sempre le stesse notizie. Oppure vari omicidi, oppure la storia degli immigrati. C'è sempre, sempre, fateci caso. Bene, tutto questo ci fa stare male a noi cittadini. E allora cosa si può fare? Si mette su un disco, si ascolta un po' di musica e credetemi, la musica è veramente curativa, ci fa stare molto molto bene. Ancora un grande applauso per Sumire Kuribayashi. È uno dei più grandi batteristi italiani nel mondo, Giovanni Scasciamacchia. E per questo motivo adesso abbiamo deciso di suonare una canzone che si chiama Lo so che lo sai. È una canzone dedicata a chiunque si vuole bene, a chiunque abbia una relazione d'amore, perché non c'è bisogno in questi casi né di parole e neanche tantomeno di musica forse, ma basta una relazione, basta sapere. E questa cosa è bella anche quando si muore, perché la morte è la fine della vita, ma non la fine di una relazione. E quindi noi vi dedichiamo questa canzone che si chiama I Know You Know.
Thank you.
Lei ha le braccette più piccole e più muscolosi del mondo. Sumire Kuribayashi. È più forte anche di me. Giovanni Scasciamacchia. Grazie. E ora suoneremo una canzone d'amore, spero. Cosa suoniamo, signore? Ok, una canzone d'amore. Godzilla. Chi conosce Godzilla? Alzi la mano. Pochissime persone conoscono Godzilla. Voi vi vergognate di alzare la mano. Io penso che tutti conoscono Godzilla. Godzilla è il mostro dei mostri. È colui che ha distrutto Tokyo 12 volte, la sua città dove abita lei. Immaginate che a Tokyo c'è una strada dedicata a Godzilla con dei grattacieli altissimi e c'è Godzilla veramente che si affaccia da sopra. Sono pazzi per Godzilla a Tokyo. È uno degli emblemi del Giappone. Perché loro sanno che Godzilla è sempre in agguato. Chi è Godzilla? È un dinosauro che si è risvegliato dopo milioni e milioni di anni per colpa delle radiazioni, per colpa degli esperimenti nucleari. Si è risvegliato geneticamente modificato, tant'è vero che quando apre la bocca sputa il fuoco. Appena si muove un pochino col culetto, tiene una coda talmente lunga che spacca tutto. Questo povero cristiano non si può muovere da nessuna parte, appena si muove combina danni. Per di più è molto triste perché non trova più né la mamma, né il papà, né gli amici, né un mondo che era il suo mondo. Trova un mondo con degli esseri che sono arrivati sulla terra, che sono degli ometti, degli esseri umani, e lui capisce che gli esseri umani non sono molto buoni, ma stanno distruggendo tutto. Allora che fa? Ovviamente, bam, distrugge Tokyo 12 volte. Poi arriva a New York, Sant'Antioco non arriverà, non vi preoccupate. Abbiamo scritto una canzone dedicata a Godzilla, perché lui è buono, ma per farlo riappacificare con le persone, abbiamo deciso che quando Godzilla va a dormire, noi gli facciamo una ninna nanna. E questa è la canzone di Godzilla, per riappacificarlo con noi, che si chiama La solitudine di Godzilla. Thank you.
Avete capito chi è Godzilla? È lui, Giovanni Scasciamacchia. Gio Scasciamacchia. Godzilla. E ora ripasso il microfono alla meravigliosa Sumire Kuribayashi. Si vergogna perché non conosce l'italiano, sta studiando. Suoneremo una canzone per salutarvi che Sumire ha scritto circa 30 anni dopo una più celebre canzone che ci ha accompagnato in tutti gli anni 80. Non so se vi ricordate il gruppo tedesco che cantava Da, Da, Da. L'abbiamo ballata tutti quella canzone. Lei ha scritto una canzone che porta il suo titolo e quando ha scoperto di questa canzone abbiamo fatto viaggi di 8-9 ore cantando in macchina Da, 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 ma quella originale. Sumire mi chiede di ringraziarvi tutti quanti. È stato un pubblico meraviglioso, siamo stati felici di chiudere il nostro tour a Sant'Antioco. Siete fortunatissimi ad abitare in questa meravigliosa terra, grazie. Sumire Kuribayashi, Giuseppe Bassi, Giovanni Scasciamacchia. Un sincero grazie a tutti i signori che hanno voluto questa manifestazione e noi speriamo che questa manifestazione duri per sempre e vorremmo invitare i signori che fanno i politici, noi non siamo capaci di fare la politica, di inserire dentro il regolamento comunale sempre queste manifestazioni culturali, di modo che quando poi si avvicendano diversi pensieri politici c'è questa cosa che può avvenire tutta l'estate sempre, perché la cultura è importante, è molto molto importante, la musica è una forma di cultura importante. Quindi grazie ai signori politici che hanno voluto, che ci hanno permesso anche di stare qui su questo palco. Grazie, se avete sentito benissimo questa musica, e grazie al nostro amico, questo il quarto elemento, il quarto musicista che è alle spalle, alla console. Elvio, grazie Elvio, grazie di cuore. E grazie a tutti i collaboratori, alle luci, un sincero grazie al nostro giovanissimo manager Sam Sollai che porta tanta musica con amore in tutta la Sardegna. E a tutti i nuovi amici che abbiamo conosciuto, grazie davvero a tutti di cuore. Da da da. Sumire Kuribayashi, Giovanni Scasciamacchia, Giuseppe Bassi. Thank you.
grazie. Ah, ma che bello vedere jazz così intenso e meraviglioso nelle piazze e non solo quello che ci sprigiona in certe piazze. Quindi grazie per il vostro ascolto, grazie per chi non c'è più che stava a fare un bordello prima. Volevo ricordarvi, quindi grazie ovviamente Sant'Antioco e tutti i turisti che sono tanti, grazie a voi. Ci sono dei CD per chi fosse interessato da questa parte, quindi magari ve lo autografano pure, non costano molto. Poi ci avete i soldi, siete in vacanza. E che dire altro? Buonanotte, oppure ne volete un altro, ma molto leggero. Questa volta per questo, guardate la camicia. Very short one. Mister Giuseppe Bassi, un contrabass. E fate che lo sta applauso. Giovanni Scasciamacchia, on drums. Sumire Kuribayashi, on piano. Grazie a tutti, un altro ancora. E salutiamo con una canzone che è stata scritta per un gatto. Questa gatta era una gatta dei tetti che veniva a casa mia a mangiare e a dormire. E un giorno mia moglie la chiamò cattiva. Cattiva perché in Taiwan i nomi agli animali o ai bambini si danno a seconda di quello a cui assomigliano quando nascono. Per esempio, non si danno i nomi ai bambini prima che nascano, ma si aspetta che siano nati. E così gli animali. Lei era cattiva perché di notte faceva gli agguati notturni, quando ci si alza per andare a fare la pipì di notte. Lei usciva da sotto al divano e per giocare si attaccava le gambe. E quindi si chiamava cattiva. Se non che un giorno tornò con un uccellino in bocca, che era l'uccellino della mia vicina di casa. E che mi disse: un giorno questo gatto farà una brutta fine. Non fu lei ad avvelenarlo. Sta di fatto che un giorno questo gatto noi lo trovammo avvelenato sullo zolbino della porta. Il dolore fu talmente tanto che non potemmo fare null'altro che sederci al pianoforte e scrivere una canzone che vi facciamo sentire stasera. Sembra che sia una canzone che piace alle persone, quindi decidiamo di chiudere sempre con questa canzone. La canzone che si chiama Cattiva Lullaby. Grazie. Thank you.
Thank you.
Attenzione qua, Tino. L'organizzatore Thank you.
sento io, non ci provo. Sento il tono. Quella di dietro, siamo tutta ripetuta.